Ciao a tutti! Allora, vi introdurrò in un nuovo format che abbiamo pensato per voi. Praticamente faremo dei video con dei rompicapo in legno che abbiamo comprato e che vi mostreremo come risolverli. Come questo. Inizieremo con due rompicapo, uno facile e uno medio. Medio, questo faremo. Ce ne sarà anche uno difficile, ma non so se riusciremo a mettere tutti in questo video. E soprattutto, siccome io e Gaetano siamo due stupidi, diciamo così, potrei offendermi anche di più volendo, mettetemi alla prova. Inseriremo nel video l'aiuto di una mente, secondo noi una mente, più che altro perché noi ancora non siamo riusciti a risolverli nessuno dei tre e questa persona l'ha risolti già tutti e tre, mi ha detto. Quindi, fidandomi di lui, vi presento, cioè faccio entrare il nostro aiuto. Prego, Sante. Lui ci aiuterà durante il video con, spero, aiuti, spero. Insomma, ci porterà pian piano alla soluzione del rompicapo. Non indulgerei. Ma che cazzo stai a... No, non indulga. Come elegante. E andrei subito a risolverlo. Andiamo. Eccoci qua, iniziamo col primo rompicapo. Intanto suona. Dentro c'è. Esatto. Chi me l'ha dato mi ha detto che... ha preso a Cuba, non è tanto difficile, mi ha detto che dentro lui c'ha, non c'era niente, ci ha aggiunto una sorpresa, qualcosa per noi, sì. Visto che lui l'ha risolta, è bello la sorpresa, cioè suona. È inerente. A Cuba. Vabbè, io non comunque, ma sono già, io già secondo me è qui là su, è qui la soluzione. Ah no, secondo me tu vedi qua. E qua, che di questo. Aspetta. Aia, un po' pastrelli. Qua non funziona, ti ho detto, eh? No. Vado un po' qua. No. Secondo me è un po'. Tu sei debole. Ho fatto tuc. Già a me mi fanno male le dita. Quanto ho fatto? Un minuto? Ci ho provato? La stella. Premi un po'. No, non si preme. Ha forma di stella. Però effettivamente. Senti. Cioè non so se. Vuol dire. Crocchia. Crocchia si vuol dire che. Dalle parti nostre si fa rumore. Crocchia, vabbè. Posso parlare. Mascolanza. Beh, un aiuto? Cioè ti ho fatto venire in aiuto? Stiamo andando bene? Sì, bene. Io utilizzerei un altro termine, ma... Dacci un aiuto, non so. Va bene, il primo indizio che posso darvi è... scimpanzé. Ma sta a prendere il culo? Che significa scimpanzé, scusa? È perfettamente inerente al contesto. Si applichi, per favore. Siamo tutti più scimpanzé. Siamo in zoom, effettivamente. Forse. No, pensavo tipo i scimpanzé quando agitano la roba. Ma posso usare il martello? No, ne abbiamo già discusso e il martello è fuori discussione. Non c'è ferme? No. Pensa che mi preoccupa anche dopo questo c'è quello, e questo è facile, quello è medio. Tu ci hai provato a metterla su giù questo? Sì, no, su no, perché qua non è... Cioè qua sì, ma qua scimpanzé, no. Scimpanzé, che c'è la banana, qua. Che cacchio è lo scimpanzé? Dacci un altro indizio, non lo so, cioè... Cielo. Guarda, ma che è scimpanzé? Vi darò il secondo indizio, talmente banale. Forza è uguale a massa per accelerazione. Vuol dire che quando te lo tiro... Si apre. È come se ve l'avessi già risolto. Da, allora fallo tu. Avanti, sopra. Cioè, mezz'ora, papà lo spacchiamo. Fatti. Tutto c'è. Molto semplice. Così. Guarda. E appunto è inerente perché il dadi roll in games. Provare! Mi l'ha fatto facile! Era facile allora! Non l'ho fatto però! Non lo richiudo, magari non so. Magari non lo riapriamo più. Vabbè, intanto il primo l'abbiamo risolto. Vabbè, ce l'hai raggiunto tu, mo vediamo il secondo, scusa.
Però comunque poi mi spieghi la scimmia. Forza, ok, la velocità di estrezza costituzione, ok, ma l'evoluzione del primate. Puoi aprire le cose. Scimpanzé 1, Sauro 0. Vabbè, ok. Quindi sono bravo. Allora, ho capito il trucco. Così, ok, quindi praticamente lo scopo era prenderlo ai bordi e tirarlo fuori. Beh, i dati però belli, cioè, finalmente la ragionina. Chiamo comunque ha detto tre cose, mi sta sul cazzo, ma c'è ragione su tutti e tre. Ma posso uguale. Chi ha una mente superiore risulta sul cazzo all'inferiore. Ho Sheldon Cooper, passano in bocca i quattro pezzi, dai, vediamo se riusciamo a risolvere questi. E sempre. Vabbè, allora. Non so fare più niente. Allora. In discesa, non so, imparato il trucchetto. Pensi di aver fatto qualcosa? A caso proprio! Sì, però già penso che se ci fai caso le linee per così e le linee per così, non lo so, può essere una cazzata, ma. Vabbè, andiamo avanti. No, non lo so. Allora, intanto iniziamo a prendere un senso. Ehi, la lampa pure io. Guarda, forse io ho un pezzo tuo e tu hai un pezzo mio. Se andiamo a righe, eh? Forse sì. Dammi. No, secondo me è uguale perché. Dritte. No, non c'è una cazzo, è il nostro idea. Visto? Però dammi quel pezzo, mi sa che era mio quello. No. Sì. Io prendo questo. Ah, guarda un po', questa la faccio, ci raggio 2 minuti. Vai, metti il mio pezzo. Ok. Senti. Perché quelli in giacchi sono sempre così? Posso usare una motosega? No. Cioè, pezzo, che cozza con quest'altro pezzo! Aspetta, allora, qual è il problema? Non possiamo usare questo pezzo, cozza, con quest'altro pezzo! Vado. È una sedia. No, non è vero. Viene venduto su Amazon sui sex toys, ma non è proprio questo il nostro obiettivo. In quale categoria? Comunque! Non lo parla apposta, è che non vabbè, di quello. Allora, ricominciamo con calma. Aveva sì, come si toglie però? E l'indizio ce lo vedrà un po' più normale, un po' più che si capisca per noi comuni mortali. È semplicemente un gioco di incastri, deve stare attento alle forze di attrito e vedrà che riuscirà a risolvere. Ma che cazzo stai a dire? A me piace, non so se più lui che mi prende per il PC, prende più quello la sua faccia stufana di questa serie, che è appena agli inizi. Quando vai davanti, il video dovrebbe durare di meno. Come ce l'avevamo fatto? Ah, questo, aspetta, questo è per oddio, 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 ce l'ho. Ah, ce l'ho, guarda. Aspetta. Guarda un po'. Ah, e poi fai. Gaetano. Manco pezzo. No, era quello! Con questo, no, di qua. Che era quello? Non riesce a ricacciare. Non riesce. L'hai incastrato. Facciamo. Vabbè, scusa. Ho visto. Ma perché tu la forza? Si sono obbligato. Non la forza! È l'attrito! Come le donne! L'attrito ha attrito troppo però, eh! Allora, riprendiamo con questo. Delle volte purtroppo le forze di attrito si trovano anche nei cervelli. Ci ho offeso? Penso di sì. Ma nel dubbio, prima voglio finire questo. Ho capito, però dopo lo picchi. Questa è andata la parte giusta. Eccolo. No, sa adesso. Guarda. Là. Da capo. Alle faccine di qua, la maglierola. Che? Questo che è? Aspetta! Ci sarà un modo per incastrarli insieme! Questo è satanica forse? Sì, più che altro mi ricorda tantissimo. Non ne posso parlare perché poi. Sembrava le corna di qua. No. Boh, mettilo ora. Qui? Io non lo so. Sì. No. Santi, un'altra mano ci ho metto tra l'attrito per favore. Ma però questo non c'entra! Ma lo vedi? L'aiuto l'attrito, ok, forse l'ho capito un po' più.
come posso spiegarlo a voi? Segui le linee e capirai come incastrare. Quindi avevo detto bene l'altra volta. Cioè l'altra volta, sì, prima, all'inizio del video. Per lei è più facile ragionare credendo che abbia ragione. Mi ha continuato a insultare? Sì, penso. Ma tu l'avevi visto, come sei un idiota. D'altra parte vedi il buco, forse qui. Ok, qui ci sono. Poi hai tirato indietro, sì. E poi questo. Allora sì, non devi tirarlo indietro. Se lo lasci indietro e metti questo, no. Se lo lasci tanto indietro? Sì. Così. Tanto, giusto, tanto indietro. Proviamo tanto indietro. Tantissimo indietro. È uguale però, cioè. Non so se mi prende più per il culo lui o tu, io che ti do retta. Immaginatevi a letto. Poi effettivamente si parla di buchi, anche qui ha ragione, quindi nel mondo vorrei... Ho sempre ragione. Aspetta, vada a poco. Aspetta. Oh mio Dio, la tiri in giù! Oh mio Dio, la risalta! No. No. Sì, però. Ah! Ah! Siamo più intelligenti di te! Beh, chi era? Cos'era l'attrito, eh? E il scimpanzé? No, ma quello avrà fatto un minuto e mezzo. 7 minuti. Neanche uno scimpanzé. Allora, vuoi vedere che io me lo smonto e lo rimonto in 7 minuti? Sì, in un minuto? Guarda, 7 minuti è possibile. Noi ci siamo usciti. Vai, dimostragli che pure tu la seconda in un minuto. No. Perché? Ho fatto una cosa del genere adesso? Ma così? A brutto Dio. Dai, 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 guarda, tu hai capito. Papero, 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 papapapà. Si faccio vedere quel cervello otico, maledetto. Papero. Cosa significa? Cristo il Dio. Gesù. Va bene, come inizio di serie, insomma, avete capito che non possiamo che fallire. E quindi, per quanto riguarda i Rolling Games, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima occasione. E nel frattempo cercherò di farli, di far studiare questi due primati. Alla prossima, ragazzi! Ciao. E pacco. Fa danni. Età no. Fa danni. Pezzente. Oh sì. Sei un Leonardo. Leonardo. Leonardo.